Arrivati. Si torna a parlare del dibattito economico conseguente alla crisi internazionale che stiamo vivendo. Puglia Basilicata, scusate, Basilicata, questo è il titolo. Conte arma Zelensky che difende Di Maio. Lo schieramento improvvido del presidente ucraino nella guerra dei 5 Stelle. Qui addirittura c'è l'intervento di Zelensky nella sfida. E nella scissione del movimento. Dal Parlamento conferma a Draghi dei pieni poteri d'aiuto a Kiev, anche grazie alla lealtà del leader pentastellato che subisce pure il paletto di Grillo sul doppio mandato. La strana Europa accelera per l'Ucraina, ma blocca Albania e Macedonia. Focolaio Finlandia pronta a combattere la Russia. Allora, volevo andare anche, tornare da Fulvio Giuliani sulla questione del doppio mandato, insomma, ci abbiamo riflettuto, no, in queste ore. È stato, secondo te, un elemento che ha fatto la differenza? Cioè, sembra una questione così materiale, economica, di carriera, tutto quello che vogliamo, però l'idea che, guarda caso, tutti quelli che sono arrivati al secondo mandato e quindi in scadenza, in teoria, se non arriva una deroga dal Movimento 5 Stelle, sono andati con Di Maio, ha avuto un peso nell'avere una formazione di un gruppo parlamentare così numeroso, stiamo parlando di 60 parlamentari. Elementare Watson, come dire di no? Ma anche qui, francamente, era uno dei dogmi, ma di quel Movimento 5 Stelle, siamo onesti, cosa è rimasto? Niente. Ma non è un problema dell'ultimo travagliatissimo anno, dove, nel corso del quale onestamente si fa fatica a riconoscere uno straccio di linea, un po' di minacce qua e là, poi fragorose marce indietro, non sempre figure politiche proprio limpidissime e straordinarie. Ma questa è una storia vecchia, perché di quel Movimento 5 Stelle, cioè quello che conquistò il paese, quello che arrivò a essere partito di maggioranza relativa ben oltre il 30%, il paese, il partito che, partito, chiedo scusa, il movimento che voleva terremotare l'idea stessa di politica, già dopo un anno di governo Conte 1 non c'era quasi più niente. Ma nella sostanza furono tutte retromarce già allora. Questa è l'ultima delle retromarce, forse quella che in questo momento ciò che resta della base proprio non può digerire, perché 5 Stelle di oggi appare un grumo di ciò che fu, particolarmente arrabbiato e rabbioso, se mi permettete il neologismo, alla ricerca di un'identità, come diceva correttamente Giulia, forzatamente d'opposizione. Però un'opposizione, come dire, diversa da quella della Meloni, una posizione estremamente scaltra, ricordo ancora la politica estera. E quindi quelli che hanno deciso, dal mio modesto punto di vista, in modo totalmente legittimo, di provare a continuare la carriera politica, hanno trovato in Di Maio straordinario trasformista. Rispetto al Movimento 5 Stelle, però, ecco, vale questo tema in particolare rispetto alla scissione di Di Maio, e cioè sembra che questo gruppo si stia spostando al centro, però normalmente le scissioni dei partiti politici, e Renzi ne è la dimostrazione parlando di una scissione all'interno del PD, tende a non far sì che si sommino i voti tra i due tronconi, ma che una parte di quel voto venga evaporato. Io non sono convinta che il gruppo di Di Maio alla prova del voto possa in qualche modo sottrarre qualche cosa al Movimento 5 Stelle o qualche cosa di significativo da portare peraltro al centro, cioè un luogo politico che è l'esatta antitesi del Movimento 5 Stelle per come Di Maio è stato eletto con quel movimento. Quindi ecco, io credo che anche per immaginarci il 2023 dovremmo capire questo spostamento al centro dove arriverà. E io devo dire, ecco, che sono sempre molto scettica rispetto a questa esigenza di centrismo che in molti richiamano, ma che poi concretamente dal punto di vista elettorale ha pagato molto poco. Possa salvare Di Maio e pochi altri, tutto il resto probabilmente completerà questa legislatura e poi in qualche modo dovrà trovare un'altra collocazione a prescindere. Questo in realtà vale anche per il Movimento 5 Stelle, lo diceva bene il collega prima, quanto pesa il Movimento 5 Stelle oggi è difficile dirlo, ma questo inciderà pesantemente anche alla luce del taglio dei parlamentari.